Dunque, buongiorno, quasi buon pomeriggio, grazie per l'invito e grazie per essere ancora qua ad ascoltarci dopo una mattinata molto intensa. Allora, io ho preparato una presentazione e cercherò di seguire, anche se ovviamente molte delle cose che volevo dire sono state anticipate e approfondite in maniera molto, diciamo, condivisibile della realtà che mi ha preceduto. Dunque, la mia relazione si concentra soprattutto, grazie Loris, sugli aspetti comunicativi ed organizzativi dei 5 Stelle. Allora, intanto io faccio una premessa metodologica, ma mi pare che più o meno sia stata condivisa da tutti i relatori, da chi mi ha preceduto. Io cerco di guardare il fenomeno, come si dice, si venirà in studio, cioè senza particolari giudizi negativi o positivi, il che non mi, diciamo, vieta di assumere anche degli accenti critici che muoverò soprattutto in chiusura di questa relazione. Allora, perché è interessante questo fenomeno? Molte cose sono state già dette, la relazione di Loris tra l'altro ha inserito il fenomeno in una cornice e ha fatto un'operazione secondo me molto utile per non fermarsi al fenomeno. Riprendendo alcune categorie proposte da studiosi, diciamo, di azione collettiva e nuove tecnologie, una caratteristica che trovo interessante, appunto, l'abbiamo vista, l'abbiamo già sviscerata, quindi non mi ci soffermo, è la natura ibrida di questo soggetto politico, che è a metà strada tra un partito politico e un movimento sociale, no? Si definisce non partito e ha tutta una serie di caratteristiche più tipiche nell'organizzazione di un movimento sociale che non di un partito. È chiaro che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle entra in maniera importante dentro le istituzioni, dentro al cuore delle istituzioni rappresentative del Parlamento, deve fare i conti con i meccanismi della democrazia rappresentativa e quindi, diciamo, in qualche modo si avvia un processo di istituzionalizzazione, no? E d'altra parte è anche un fenomeno che ha una fisionomia post-burocratica, c'è questo studioso americano Bruce Spindler che ha mostrato in maniera molto positiva, molto interessante, come in quella che lui definisce la quarta rivoluzione dell'informazione, i soggetti politici che hanno maggiori capacità di organizzare l'azione collettiva sono quelli che definisce post-burocratici, che hanno tipicamente, diciamo, un'organizzazione estremamente leggera. Pensate al cuore organizzativo del movimento, sostanzialmente Grillo, Gruppo Stato e la Casa dei Già Associati. Sostanzialmente l'irrilevanza di sedi fisiche, perché non esistono, anche se vedremo quanto che ruolo importante ha limitato dal punto di vista delle dinamiche organizzative, questo è un tema che è stato accennato, ma che non è stato, a mio avviso, sufficientemente approfondito. Il terzo elemento è anche la capacità di fare fundraising, cioè di generare risorse in maniera autonoma, no? Pensiamo al fatto che il Movimento 5 Stelle rifiuta i finanziamenti pubblici, pensiamo anche al fatto che al di là, se voi andate a vedere i costi delle campagne del Movimento 5 Stelle, sono costi molto diciamo, compressi rispetto alla politica postmoderna degli altri partiti, anche rispetto alla stessa rifondazione. Ci sono però costi non conteggiati, non monetizzati, che sono costi di militanza, di volontariato, attivismo, cioè di lavoro che è prestato in forma gratuita al movimento. È questa, diciamo, la vera forza del mondo. L'altro elemento di riflessione importante è il fatto che questo movimento si afferma fuori dai circuiti convenzionali della politica italiana, cioè fino alla crisi della Prima Repubblica noi eravamo abituati a partiti, quelli più significativi, che funzionavano secondo la struttura del partito di massa, no? Con quel tipo di organizzazione. I partiti che nascono dopo con maggiore successo sono quelli che usano poi i canali televisivi, pensiamo a Forza Italia, oppure riproducono in piccolo l'idea del partito di massa. Ce lo insegna Roberto Biologi, il suo bellissimo libro La Padania Promessa, dove lui ci spiega
come la Prima Lega si organizza sul deserto del Partito Comunista, tanto che si sta organizzando. E diciamo, in qualche modo il 5 Stelle va in una direzione ancora diversa, anche se il meetup in un certo senso produce, lo vediamo dopo, un aggancio sul territorio che è più tipico dei partiti di Prima Repubblica che non dei partiti contemporanei. Poi c'è il contesto è quello di una sfiducia generalizzata nei confronti appunto di quella che Franz chiama la post-democrazia neoliberista, no? E su questo diciamo mi pare che Loris e anche Carlo Formenti abbiano detto delle cose importanti, quindi non mi dilungo, dico solo che forse oggi quello che è mancato nella prima parte della mattinata è che abbiamo avuto un focus molto nazionale. I fenomeni di cui stiamo parlando sono fenomeni che in forma differenziata troviamo anche in altre democrazie avanzate. Anche la sfiducia è una caratteristica tipica delle democrazie avanzate, delle post-democrazie. Però se noi andiamo a vedere, per esempio, i dati di Eurobarometro sulla fiducia in partita, il Parlamento nazionale al governo, vediamo che comunque, anche se c'è una grossa sfiducia in altri paesi europei, in Italia sono andate a parte della vendita accentuata, un bello del figlio per cui dal 2010 al 2012 c'è stato un calo tremendo nella fiducia dei partiti, perché oggi diciamo fra un 4-5% degli italiani dichiarano di fidarsi molto abbastanza del partito politico. Ancora sul focus tematico l'abbiamo detto, quindi non mi dilungo. Da un lato si richiamano i nuovi movimenti sociali post 68, in particolare l'enfasi sulla democrazia partecipativa, sui valori di tipo postmodernista, il neoambientalismo, le 5 Stelle, 4 delle 5 Stelle, l'ha detto Gioccio, riguardano tematiche ambientali, nel caso. D'altra parte ci sono anche elementi caratteristici dei movimenti populisti. Qualcuno ha detto che è un'etichetta, diciamo, ormai poco capace di connotazione, che c'è attualmente, sono in parte d'accordo con lui. Non si può comunque definire in tutto e per tutto il 5 Stelle un fenomeno populista. Certamente l'idea del rapporto diretto tra leader e popolo, e l'idea della moralizzazione della politica, quindi di una critica vibrante dell'establishment politico, è una delle caratteristiche che definisce un po' il profilo del movimento. C'è poi questa grande capacità di combinare appunto forme di comunicazione politica e di organizzazione che sulla scorta della studiosa Pippa Norris definiremo al tempo stesso premoderne e postmoderne. E poi c'è ovviamente l'uso della dimensione della rete, l'uso particolare dei media sia da parte dei leader, sia da parte degli attivisti, sia da parte degli elettori. È inutile che dica, è stato detto moltissimo, lo sapete, che il guerra è stato il principale strumento di comunicazione ma anche di organizzazione del movimento fin dalla sua origine. Allora io diciamo forse su questo posso andare molto veloce, volevo fare un riassunto delle tappe fondamentali della creazione del movimento politico, l'ha già fatto prima di me Gioccio, però io considero diciamo che il movimento, la storia del movimento possa essere in qualche modo sintetizzata in tre fasi. La prima fase è quella che chiamo fase della latenza, e cioè il movimento è soprattutto un movimento di attivisti. Chi ci sta dentro sa che esiste, conosce le campagne, eccetera. In questa fase il movimento ha una scarsissima visibilità pubblica e mediatica. E è la fase che si avvia nel gennaio 2005 con la creazione del blog, che è la voce del movimento, la voce vera e propria, e successivamente nel 2005 con la proposta ai sostenitori di adottare la piattaforma di TAP. Fino a quel momento chi segue per Grillo è un fan sostanzialmente, un sostenitore. Da quel momento può cominciare a diventare un attivista in qualche modo, no? E cominciare a nascere sul territorio degli amici di Tempo, Grillo. Ed è l'età, a mio avviso, la vera e propria spina dorsale del movimento. Vedremo perché e come fa bene. La seconda fase è quella che chiamiamo fase della visibilità, e cioè i grandi eventi di protesta pubblica. Su questo non mi soffermo perché ne ha parlato molto bene Gioccio, 2007 del Mondeo a Bologna, Parlamento Pulito, 2008 ha parlato di una data simbolica della sinistra, già dal 2008 diciamo che occupa anche tutto l'immaginario della sinistra. Questo percorso arriva alle sue estreme
conseguenze, se volete, con la chiusura del Tsunami Tour in piazza San Giovanni, la piazza dei funerali del guerra, la piazza dei sindacati, la piazza del movimento operaio. Già nel 2008 c'è anche un'occupazione simbolica di una data storica della sinistra, no? Il 25 aprile. E qua si definiscono anche gli obiettivi polemici, forse questo non è stato tanto sottolineato, e cioè non solo la cassa dei politici, ma anche la cassa dei giornalisti, no? Che sono tutti uguali, le interviste noi le facciamo solo prevalentemente con i giornalisti stranieri, e quelli italiani sono tutti partigiani, scarsamente preparati, eccetera, eccetera, no? Quindi con una visione anche qua manichea in realtà della situazione, no? Però comunque è un dato importante. E poi comunque i giornalisti italiani non ci parliamo, perché tanto loro parlano di noi ugualmente, fondamentalmente, perché se non parlassero di noi saremmo costretti a comportarci diversamente. In questa fase nascono poi nel 2008 le liste civiche certificate, che prendono il nome di Anciano. Nel 2009 ottobre la creazione del proprio del Movimento 5 Stelle. C'è il contestatissimo articolo 3 del primo statuto, lo sapete, che recita che il nome del movimento è abbinato al contrasto e registrato al movimento per il documento titolare e di uso della stessa. Non sto ora a soffermarmi sul punto, però è significativo. Il partito padronale, diceva Loris, il partito azienda. La terza fase è la fase del voto elettorale, ed è la fase che abbiamo detto che cambia, lo diceva Pucciarelli anche nell'intervento che mi ha preceduto, lo hanno detto anche gli altri relatori, cambia la fisionomia del movimento, cambia la linea politica, cambiano le issue, le tematiche su cui ci si concentra, cambia anche la composizione dell'elettorato, che intanto fino a questo punto è un elettorato concentrato soprattutto nel centro-nord, e forse anche questo non è stato abbastanza sottolineato, è un elettorato soprattutto proveniente da sinistra, centro-sinistra e astensione. Ecco, nel maggio del 2012, con diciamo, la Stalingrado d'Italia, la conquista di Parma, la parte di Pizzarotto, la volontà, ci cioè, aspettava diciamo, il competitor di Pizzarotti, Bernazzoli, prima del ballottaggio, dopo il risultato del primo turno, dirà giocare una partita con il Movimento 5 Stelle è come giocare una finale con una squadra di Serie B. Sì, perdere il ballottaggio è come sbagliare forse la loro migliore porta vuota. Interessante la continuità, diciamo, di quella classe politica che viene affrontata a proposito di Parma. Bernazzoli è presidente della provincia di Parma, ed è certamente agli occhi, diciamo, di un elettorato molto arrabbiato, casta, ed è colui che insieme al sindaco di Parma, centrodestra Vignale, che ha condotto, diciamo, il comune sul baratro del debito pubblico, ha approvato il progetto di creazione di un inceneritore alle porte della città considerata che si vanta di essere la più valle d'Italia, in un caso che Parma ospiti. Questo c'è una relazione. Ah, benissimo, sì. Vabbè, non so, fermo. Comunque, insomma, nel 2012 si leggono quattro sindaci, è quello che il partito di Grillo, insieme a come abbiamo chiamato nel libro il partito di Grillo, uscito con un libro, lo shock elettorale al momento. Anche qua c'è un altro evento simbolico importante. Sarebbe era stata battezzata dalla Lega Nord come la capitale della sede del Parlamento Padano. Quindi è espugnata dai 5 Stelle. Questo l'abbiamo detto nel 2012, dopo il buon primo partito in Sicilia, con il 15%, ma a fronte del tasso di astensionismo del 50%, ricordiamocelo, febbraio 2013, primo partito alla Camera, 25,5%, se non si considera il voto dell'Italia all'estero. Allora, brevemente, due parole sull'ecosistema informativo del Movimento 5 Stelle. Alcuni numeri molto superficiali che chiunque di voi avrete può diciamo, rilevare. Sapete benissimo che il blog di Grillo è uno dei blog più seguiti al mondo. Grillo è uno dei politici con più alto indice di popolarità sui social media, più di 1 milione di fan su Facebook, più di 1 milione di follower su Twitter, a fronte di una popolazione di utenti Twitter che sta fra i 4 e i 5 milioni. Quindi pensate anche alla capacità di penetrazione all'interno di questi strumenti.
una web TV che funziona 24 ore su 24 ospitata su YouTube, la cosa, quella che l'Intercept ha trasmesso, diciamo, il collegamento a Piazza San Giovanni, chiusura del Sonamico, piuttosto che lo streaming nell'incontro con Bersani. Centinaia di migliaia di visualizzazioni anche in questo canale video. Un grande esempio, ma elemento importantissimo a mio avviso, oltre ad oggi 1100 punti su Meetup, con più di 140.000 video distribuiti in oltre 900 città. Allora, io salto sul blog, perché è la cosa un po' più nota e prima su cui sono in Italia, ho fatto in che senso? Guarda, sono italiani. Sono quelli mondiali, ma sì, devo dire che è abbastanza rilevante la quota di Meetup, fuori dall'Italia, potrà essere forse un 10%, quindi se non sono 900 città sono 870, se non sono 1100 sono 1500. Allora, la piattaforma Meetup è quella che mi pare più interessante. Due parole su Meetup. Meetup significa incontriamoci. Viene lanciata negli Stati Uniti nel 2001 alla domani dell'11 settembre, con l'intenzione di creare uno strumento in qualche modo per ricostituire il capitale sociale, diciamo, dei cittadini statunitensi, no? Quindi facilitare in qualche modo la creazione dei legami sociali e gruppi sul territorio, facendo incontrare appunto persone che condividono interessi analoghi. La declinazione però di Meetup in ambito politico avviene alcuni anni dopo. Su Meetup ci sono anche gruppi di amici del campo persiano, piuttosto che altri, quindi non necessariamente la declinazione, ma la declinazione di tipo politico. Nel 2004 appunto questa piattaforma viene utilizzata nelle elezioni presidenziali statunitensi, che ricordavo molto rapidamente prima di me, Formenti, quando la Bovardi, il candidato democratico, la utilizza per incoraggiare la partecipazione al massimo della sua campagna per le primarie, con degli effetti molto significativi, riesce a mobilitare altri gruppi di militanti, riesce a fare un grafo fundraising, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi comunque l'Itap è considerata un po' la comuna di movimenti alternativi dell'antisistema, sia a destra sia a sinistra. 700 gruppi si richiamano Antipart, 3.000 ad Occupy Wall Street. Allora, i Meetup in video sono importanti perché? Perché i Meetup sono uno strumento online che però serve per organizzare la politica, l'azione, l'organizzazione sul territorio. Quindi serve per incontrarsi sul territorio. Meetup allora offre ai cosiddetti organizer, coloro che gestiscono i nodi locali, la possibilità di convocare rapidamente assemblee, segnalare campagne, azioni, eccetera, eccetera. Però Meetup intreccia fortemente la dimensione online con quella offline, quindi è vero che una piattaforma online è uno strumento di organizzazione della politica, dell'azione politica sul territorio. E infatti è proprio attraverso Meetup che il movimento permette la partecipazione a livello locale, no? Quando lei diceva c'è questa grossa contraddizione fra, diciamo, riferimento, richiamo alla partecipazione diretta e d'altra parte controllo, diciamo, ferro da parte del vertice delle decisioni maggiormente salienti, è verissimo, tutta la parte della partecipazione attiva è passata per un lungo periodo attraverso il Meetup, no? Perché il Meetup permetteva di creare agende locali, di movimento e soprattutto permetteva una fortissima grado di autonomia dal cuore organizzativo, dal blog, dal primo da casa legge, no? Quindi finché il movimento non si nazionalizza, quello che noi chiamiamo il Movimento 5 Stelle non è altro una federazione di gruppi territoriali estremamente autonomi organizzati attraverso lo strumento Meetup. Nel momento in cui si decide di partecipare alle elezioni politiche, di entrare dentro le istituzioni al cuore delle istituzioni rappresentative, lo scenario in parte si trasforma. È importante appunto Meetup perché è un ambiente fondamentale per l'organizzazione, la mobilitazione e anche il riconoscimento pubblico e reciproco dei gruppi presenti sul territorio. E tra l'altro il blog di Grillo opera una sorta di diciamo, azione editoriale per cui periodicamente le unità vengono selezionate le campagne
che si mettono sul blog a cui si dà visibilità e rilevanza nazionale. Quindi c'è un po' anche questo canale, no? Dai ricampo al blog, dal blog ai media mainstream, in qualche modo. Per cui il blog è, diciamo, a tutti gli effetti la voce del movimento, anche se ovviamente è grido, insieme anche alla legge che decide che cosa ha rilevanza o non ha rilevanza e visibilità sul blog. Secondo il nostro studio, lo cito nuovamente, non esistono sedi fisiche del movimento. La sede del movimento non ci deve un indirizzo web www.pp.it. I contatti con il movimento sono assicurati esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo movimento articolo 1. Pur non avendo però a disposizione sedi fisiche fisse, il campo ha permesso al movimento di dotarsi di quelli che i sociologi chiamano equivalenti funzionali delle vecchie funzioni di partito. È vero, non c'è la sede fissa, magari le riunioni migrano e si tengono praticamente a casa di diversi attivisti partecipanti, però di fatto c'è una continuità temporale a livello organizzativo e dell'azione. No? Se vogliamo poi questo modello anche scarica alcuni costi dell'organizzazione sugli attivisti, limitato a un costo che devono pagare gli organizer, l'organizzazione appunto non ci sono le sedi fisiche che scaricate sugli attivisti, questo è diciamo un commento all'altro che non sempre si fa, ma è importante fare. Allora, diamo un'occhiata al numero di gruppi di amici del Partito su Unità fra gennaio 2010 e novembre 2012. Voi vedete che prima del boom elettorale, che è quello del maggio 2012, pensate che stati la conquista di Parma, evidenziato da quella Liga Rossa, i gruppi erano poco più di 300. Nel giro di pochi mesi raddoppia il numero di gruppi. Oggi diciamo sono quattro casi, no? Nel giro di meno di un anno, da 300 a più di 1100. E io continuo diciamo a tenere sotto controllo la crescita dei gruppi e vedo che c'è una crescita che è veramente impressionante. Ora, l'altro elemento interessante, io ho fatto questa mappatura dei gruppi fino al 1 ottobre 2012. Ho diviso qua nella tabella che ora vedete nel grafico la distribuzione dei gruppi in base alle zone geografiche e in base alle fasi di vita del movimento, le tre che avete chiamato prima, la terza, visibilità e numero elettorale. Che cosa ho visto? Sostanzialmente ho visto che nelle prime due fasi, quella della latenza e poi quella della visibilità pubblica, la maggior parte dei gruppi di Meetup sono radicati nel centro-nord, circa due terzi. Nel centro-sud il movimento è sostanzialmente assente. Ebbene, questa relazione si inverte completamente a partire dal maggio 2012, cioè sbocciano una quantità numerosissima di gruppi di campo nel centro-sud dal maggio 2012 in poi. Io questa osservazione tra l'altro dico sempre è stata abbastanza impressionante perché l'ho condotta quando stava partendo la campagna di Grillo per le regionali siciliane e appunto nessuno si aspettava il successo di Grillo in Sicilia in quelle dimensioni, anche perché appunto un movimento fino a momento ha fatto campagne soprattutto sul web, noi sappiamo che il web è uno strumento molto meno diffuso nel centro-sud in Italia, non c'è un divario digitale molto forte anche a livello territoriale. Sono cambiate quindi anche le strategie di campagne e di comunicazione. E io mi sono visto sotto gli occhi questi meetup che spuntavano come fumi. Nella seconda fase, quando il movimento si presenta alle elezioni, lo dicevo prima, un movimento prende voti soprattutto nel centro-nord. Nel centro-sud i voti che prende sono pari a circa il 3%, quel dato del 19% ci dice che in realtà nel centro-nord prende moltissimi voti, nel centro-sud quasi non prende niente. Ecco, successivamente invece c'è una nazionalizzazione del voto, che arriva a compimento con le elezioni del febbraio 2013, e cioè questo non partito, movimento, come lo vogliamo chiamare, riesce a prendere voti in tutte le diverse aree territoriali, in tutti i diversi strati sociali, a destra come a sinistra. E questo risultato però è anticipato dal radicamento del movimento. Quindi io qua, la mia tesi è che i processi, in questo caso organizzativi, che hanno luogo in rete, sono delle potenti chiavi di lettura di ciò che avviene fuori dalla rete.
Io infatti, diciamo, rimango sempre un pochino infastidito dall'utilizzo del termine virtuale, cioè noi ormai parliamo di un intreccio talmente forte di internet, dei media digitali nelle nostre vite di tutti i giorni che diciamo, non ha più senso proporre una distinzione tra virtuale e reale. Ciò che avviene in rete ormai ha spesso delle conseguenze estremamente importanti sulle nostre vite di tutti i giorni. Se no ho tempo di qua, qui abbiamo visto diciamo, il fatto di come si sono organizzati gli attivisti attraverso questo supporto online di Meetup, ma come usano la rete gli elettori del 5 Stelle? Io qua ho alcuni dati che derivano da un'inchiesta campionaria che è stata realizzata nel luglio del 2012, quindi all'indomani delle elezioni amministrative dello scorso anno. E qua si vedono delle cose interessanti. Per non abbordarvi, ho fatto diciamo, una sintesi dei risultati. Cioè, noi abbiamo preso diversi elettori di diversi partiti e abbiamo cercato di vedere se nell'elettorato 5 Stelle ci fossero degli usi di internet differenziati. No? Quindi, vedete, maggiore accesso a internet, un uso di internet quotidiano più spinto e poi usi politici di internet, cioè internet come prima fonte informativa. Internet come prima o seconda fonte informativa, uso di internet per visitare siti e profili di partiti e candidati, oppure per esprimere opinioni politiche online. Cioè è davvero lo strumento di comunicazione anche dell'elettorato grillino, almeno fino a questo momento. E questo è molto significativo in un paese dove diciamo, la televisione è ancora una fonte di informazione, dove, secondo i dati più recenti che abbiamo, ancora 8 italiani su 10, più di 8 italiani su 10 si informano prevalentemente attraverso la televisione. No? Quindi c'è una differenza, diciamo. Io qua mi chiedo se appunto, soprattutto fino al punto, nel maggio 2012, non si possa parlare di elettori 5 Stelle come quasi di una linea digitale, in qualche senso. Nel senso che ci sono delle differenze mancate nella presenza online di elettori del Movimento 5 Stelle rispetto a quelli degli altri partiti. Utilizzano internet molto di più, l'abbiamo visto, e utilizzano anche questo metodo di informazione e di partecipazione. Ora però, dal maggio 2012 in avanti, in realtà si è verificata quella che noi chiamiamo la normalizzazione in senso statistico della base elettorale del 5 Stelle, cioè tutta una serie di caratteristiche, diciamo l'età, il livello di istruzione, il genere, l'autocollocazione politica, i canali di consumo mediale, eccetera, eccetera, nel momento in cui la base elettorale si amplia così notevolmente. E in qualche modo questi elementi di distinzione che noi avevamo rilevato fino a maggio 2012 tendono ad annacquarsi, no? Quindi diventa necessario anche per il movimento mettere in campo strategie comunicative altre, perché c'è la necessità di intercettare e parlare con gruppi di elettori diversi. Quindi dopo la rete in qualche modo c'è l'occupazione di un'altra porzione di sfera pubblica la cui importanza è stata negli ultimi decenni fortemente sottostimata dai partiti che sono la piazza. Quindi in qualche modo da questo punto di vista il 5 Stelle rompe un po' quel paradigma della democrazia del pubblico di cui ci ha parlato Bernard Manin. Cioè cosa ci dice Bernard Manin? Che nelle diverse fasi di evoluzione dei regimi democratici contemporanei, nella fase più recente, la democrazia, lui la chiama democrazia del pubblico, la democrazia che diciamo, si sviluppa soprattutto nei salotti televisivi, lo spettacolo della politica nei salotti televisivi e i cittadini sono in qualche modo spettatori di questo spettacolo della politica, a cui assistono passivamente, comodamente, dai divani in casa propria. Purtroppo questo paradigma è un paradigma che è stato anche abbracciato in maniera forte dai partiti tradizionali, no? Diciamo, lontano invece da questo tipo di paradigma, o meglio con questo paradigma, il 5 Stelle coniuga la fisicità dell'interazione face to face, faccia a faccia, comincia a piazza, con l'immaterialità della rete, no? Quindi in una commistione originale e molto interessante di elementi tradizionali e innovativi.
D'altra parte, diciamo, a un certo punto non basta più la rete, non bastano più le piazze. Prima uno spettacolo conosce benissimo il funzionamento della televisione, qualcuno ha detto usa il blog come strumento broadcast, come televisione, lo diceva prima Formenti, è verissimo, no? E, diciamo, dopo quella fase di invisibilità di cui aveva parlato probabilmente oggi, a un certo punto c'è questa fortissima esposizione sui media tradizionali, che si verifica anche sfruttando alcuni elementi normativi del nostro sistema, no? Perché la legge sulla condicio obbliga in qualche modo l'operatore dell'informazione a concedere nei periodi di campagna pari visibilità a tutti i competitor. Quindi non si può non parlare di grido perché altrimenti ci butta. Allora compaiono spezzoni presi nella video del blog, spezzoni di comizi in piazza, interviste agli attivisti, eccetera, eccetera. E d'altra parte questa strategia di assenza dal piccolo schermo è una strategia che garantisce ovviamente una grandissima possibilità con, diciamo, anche esiti grotteschi. Pensate all'inseguimento dei parlamentari di diritto da parte dei giornalisti lo scorso fine settimana, no? Comunque la strategia che funziona, funziona molto bene perché c'è un contesto normativo che ne facilita il funzionamento. E del resto la TV oggi è fondamentale per 5 Stelle perché i mezzi di comunicazione che ha precedentemente utilizzato faticano a incontrare gli elettori come stati di recente, no? E ad approcciare nuovi gruppi di elettori. Quindi dalla rete alla piazza alla televisione e tenendo tutti insieme in maniera molto efficace questi tre diversi canali di comunicazione. Arrivo alle conclusioni. I limiti del blog e di Meetup. Io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Formenti rispetto a lui ha parlato di questi strumenti come strumenti arcaici dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica. Questi sono strumenti tecnologicamente obsoleti che nascono, diciamo, abbiamo visto nel Meetup nel 2001, il blog nel 2005, ma diciamo il blog in quanto tale, come strumento, nasce anch'esso all'inizio degli anni 2000. Oggi ci sono strumenti molto più sofisticati, come i social network, che garantiscono appunto una maggiore flessibilità, una maggiore creatività, una maggiore personalizzazione dello strumento in base alle proprie esigenze, no? Tra l'altro, tra parentesi, il costo relativo al mantenimento di un gruppo su Meetup è di $144 l'anno. Se voi moltiplicate $144 per il numero di gruppi legati a 5 Stelle, 1100, è arrivato alla cifra di quasi 160.000 euro, quindi sono cifre anche considerevoli. Diciamo, non ci si spiega come a fronte di queste cifre investite in Meetup non si dia vita davvero a questo famoso portale che dovrebbe favorire e permettere la partecipazione attiva degli attivisti, no? Perché continuare a usare uno strumento vecchio, fra virgolette, poco flessibile, poco interattivo? Il blog, l'abbiamo già detto, il tipo di uso da parte di libro monodirezionale top-down. È vero, lui è editore, quindi prende i contenuti, li edita, li rilancia, la visibilità, però è lui che decide cosa mettere sul blog. Blog come sfogatore, caratterizzato da moltissimi commenti che poi chi li legge questi commenti. Quindi c'è un'opportunità di presa di parola, ma poi chi li ascolta. E sono noti casi di censura e di scarsa considerazione negli utenti. Se voi a volte vi divertite a leggere i commenti sul blog, vedete spessissimo c'è scritto: ah, io ho postato un commento in cui dicevo che secondo me bisogna rivedere il blog perché non funziona più, bisogna dotarsi di strumenti più efficaci, è stato rimosso e censurato. Oggi c'è un sito molto interessante, si chiama No Censura, che fa un, diciamo, screening continuo del blog di Lillo, pesca tutti i commenti al blog, li salva su un altro server e periodicamente controlla quali sono stati rimossi e quali no. Quindi se voi siete curiosi di vedere la quantità di commenti che vengono rimossi, diciamo, potete farlo rapidamente. L'altro elemento interessante è il discorso del trolling, no? Cioè, se Lillo ha detto che questi frequenti casi di critica feroce, non costruttiva, non deliberativa, che si verificano sul blog, sarebbero opera di troll, in qualche modo, cioè di soggetti anonimi, in realtà al solito di non si sa quale partito, la cui funzione sarebbe quella di
fa vedere, diciamo, una grossa critica dentro la base del Movimento 5 Stelle, no? Ora, noi non abbiamo dati di cui io non sono in grado di dire se ci saranno pure. La cosa interessante è che quando Fabia viene espulso dal Movimento 5 Stelle, Fabia è uno dei primi a denunciare come in qualche modo Grillo e Casaleggio abbiano utilizzato schiere di droga a guerrieri organizzati per in qualche modo muovere delle critiche feroci a lui sui social network, no? Anche qua non ho dati a dimostrazione di questo, però mi viene da dire che più web ferisce, più web forse ferisce anche. Meetup, blog, streaming, consultazioni online, iperdemocrazia o ipodemocrazia? Ne hanno parlato in maniera egregia, come non in altri relatori, su questo poi chiudo. Abbiamo visto che si è fatto anche un tentativo di utilizzare nuove modalità di selezione dei candidati alle elezioni, le parlamentari, le comunali, penso solo al caso delle prossime elezioni a Senato di Roma, le quirinali, insomma, per le Roma. Le programmate ci dovevano essere tra le febbraio 2012 per permettere a diciamo, iscritti al movimento di costruire collettivamente il programma del movimento. Che fine hanno fatto? Chi lo sa? Questi strumenti sono anche molto criticati perché diciamo, questa religione della rete, la rete è uno strumento di comunicazione libera, la rete è diciamo, la rete dell'open source, diciamo, della critica al software proprietario, in cui il codice è controllato appunto in maniera non trasparente dalle grandi multinazionali del software, no? Però appunto i software utilizzati di qua non sono software a codice sorgente aperto, non stimolano una grande partecipazione, la trasparenza è scarsa, basta parlare e pensare alle parlamentari, io e alcuni colleghi di Istituto Cardano abbiamo fatto uno studio anche su questo. La non controllabilità dei risultati, il problema forse in parte superato con le quirinali perché si è attribuito a un istituto terzo il controllo delle corrente operazioni di voto online, il controllo non è avvenuto per i parlamentari, nessuno sa oggi quanti voti esattamente hanno preso i diversi candidati dei parlamentari e i diversi collegi. Lo si sa solo grazie a dei leaks, cioè alle fughe di notizie per cui alcuni attivisti iscritti in quella circoscrizione hanno potuto vedere il risultato e hanno diffuso le informazioni online. Anche qua inizialmente Grillo ha parlato di 90.000 votanti, ci siamo vedendo, sto finendo. Allora, oggi appunto si parla di dotarsi di una piattaforma come LinkedIn, che è quella del tirato in battaglia tedesco, già sperimentata a livello locale, ad esempio per le elezioni siciliane dal movimento, ma tuttora questo argomento a bordo di mistero. La voce sovrana della rete mi ha ascoltata sporadicamente, circoscrivendo le consultazioni agli iscritti, che è già una cosa su cui si dovrebbe molto discutere a mio avviso, e anche il ricorso allo streaming ha un carattere episodico. Cioè, come diceva Ferrero all'inizio di questo convegno, sono loro che decidono quando utilizzarlo e quando non utilizzarlo, no? Quindi, richiamo che scani per web, nel mezzo di comunicazione orizzontale, democrazia e trasparenza, spesso assume una funzione retorica e strumentale. E con questo concludo, nonostante il ricorso massiccio al web, c'è una tensione risolta e crescente nel momento in cui il movimento diventa divenuto un movimento nazionale, fra un desiderio di partecipare attivamente alle decisioni da parte della base e l'esigenza di esercitare invece un controllo ferreo da parte di una dirigenza oligarchica. Grazie.